Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. Questo è il video rubrica in collaborazione con Dery Bruno, ovvero Federica, e Ciotolina, ovvero Daniela. Vi lascio giù nell'info box i link al canale di Federica e Daniela, le mie due splendide colleghe. Vi mando un bacione, ragazze. E questo qui, come potete leggere dal video, dal titolo, è il top of the week, ovvero i prodotti che abbiamo utilizzato di più in questa settimana, con il profumo, la canzone preferita e il film preferito. Allora, inizio subito col mostrarvi i prodotti che ho utilizzato di più in questa settimana. Senza alcun dubbio, ho utilizzato moltissimo la BB Cream di Essence. Questa qui, la My Skin Tinted Moisturize. E praticamente nella colorazione light skin mi piace molto perché uniforma bene la pelle, si asciuga subito, non lascia quell'effetto lucido sul viso e mi piace, molto leggera e uniforma molto bene l'incarnato, quindi l'ho utilizzata in questa settimana in combo con il solito primer illuminante di Debby che fa parte del mio progetto Smaltimento Prodotti. Poi, come correttore, ho riscavato dalla cassettiera questa palettina della MUA che mi è stata inviata proprio dall'azienda. Oddio santo, il packaging fa schifo, ve lo dico subito perché si è rotto. E questa qui è la Makeup, è la Pro Base Concealer e Brighten Kit. Praticamente contiene tre correttori di tre tonalità diverse. Questa qui l'ho utilizzato molto in quest'estate. Adesso sto utilizzando questa centrale. Questa qui praticamente non è proprio adatta per la mia tipologia di pelle perché è un correttore rosato. Io ho il sottotono giallo, cioè non si azzecca proprio. Infatti, sarà l'unico prodotto credo che non utilizzerò. E l'ho riscavata insomma dalla cassettiera perché non la utilizzavo da un po' e ho utilizzato questa durante la settimana. È abbastanza buona. Devo dire la verità, io non l'ho mai acquistata sul sito di MUA perché non sapevo come, non mi ispirava come prodotto, però devo dire che per avere tre correttori, insomma, e c'è anche abbastanza prodotto, 11 grammi di prodotto di tre tonalità diverse a una scadenza di 12 mesi, è buona, è una palettina insomma adatta secondo me, fa varie colorazioni, quindi voi potete avere insomma varie tonalità di correttore in un solo prodotto, è anche molto pratica, sull'unica cosa il packaging fa schifo. Attenzione perché a me mi si è rotto il piripicchio qua e insomma packaging fa un po' schifino, però il prodotto è buono, devo dire la verità. Applicato in piccole parti, non va neanche nelle pieghette e copre abbastanza bene. Lo prediligo in inverno questo prodotto perché in estate era un pochettino spappato. Sarà perché da me si schiatta di caldo, però in inverno mi sta piacendo di più perché è più compatto, più secco come prodotto. Mentre in estate, vi ripeto, era un pochettino spappato. Infatti lo utilizzavo solo per contornare le sopracciglia. Poi, come cipria sto utilizzando questa qui, l'ho utilizzata diciamo per tutta la settimana, eccetto il weekend, perché fa sempre parte del mio progetto Smaltimento Prodotti, ed è la cipria di Frisian Formula che vi ho fatto vedere nei preferiti. Questa qui che diciamo l'ho scorticata piano piano, però vi ripeto, sto iniziando a non scrivere, mi dispiace buttare prodotti così, il cuore c'era cioè, tipo una cosa di blush, ma dato che la uso come cipria non mi va che mi si fanno le chiazze rosa in faccia e quindi l'ho scorticato e ho tolto la parte rosa e quindi la utilizzo come cipria illuminante perché comunque come potete vedere è cangiante, diciamo è una cipria illuminante ma discreta, non fa quell'effetto brutto insomma sul viso. E quindi questa sempre nei preferiti. Poi, sempre nei prodotti top, ho inserito anche lui e devo ringraziare il genio Luana Caldieri che mi ha scritto un commento perché ho detto che praticamente questo
Questo eyeliner qui purtroppo mi era morto, nel senso era molto secco, non si riusciva a prelevare bene, non si stendeva bene, non si poteva insomma fare nulla. Luana mi ha detto che aggiungendo 2 gocce di olio di mandorle dolci, il prodotto e chiudendo insomma il tutto e lasciando agire per 24 ore, il prodotto si resuscitava e così è stato. Vi posso assicurare che è resuscitato. Vedete com'è lucido? Prima era tipo secco, molto molto secco e adesso vi assicuro è ottimo, davvero ottimo e l'ho utilizzato per tutta la settimana. Quindi se avete un eyeliner in gel o qualsiasi prodotto in gel, perché ho resuscitato anche gli Stay All Day di Essence e resusciterò anche quelli di Astra che hanno la cosa di seccarsi, ma Sto girando un video. Un attimo. E quindi hanno la cosa di. seccarsi, ho resuscitato questi prodotti grazie alla tecnica dell'olio di mandorle dolci. 2 goccine, lo chiudete insomma il tutto e l'ho lasciato agire per 24 ore. Il prodotto vi resuscita, fatemi sapere. E come ultimo prodotto ho utilizzato moltissimo questo blush qui di Yune, che ho comprato 2 settimane fa al Banchetto Magico e lo sto amando. Infatti, se potete notare, insomma, le mie ditate sopra questo prodotto è davvero un colore splendido, è un bellissimo color malva. Vedete? È molto molto bello come prodotto, super scrivente e dà un bellissimo effetto sul viso. Mi è piaciuto tanto ed è un prodotto 100% naturale. Il packaging è fantastico, si chiude in questo modo, insomma io lo adoro ed è il Breezy Cheeks Blush, il B03. Poi, come profumo preferito, ho riscoperto questo qui dell'Erbolario, cioè non l'ho mai abbandonato, devo dire la verità, ed è il Papavero Soave. Cioè io adoro questo profumo, è davvero fantastico, è molto molto intenso. Quindi per chi non usa profumi così intensi non lo consiglio perché è davvero bello forte e lascia una profumazione troppo troppo buona. Vi consiglio di andarlo a spruzzare se avete un erbolario, insomma, nei dintorni perché è davvero molto molto buono. Il film della settimana è sempre Peccato e Vergogna, però purtroppo questa settimana mi è morto Gabriel Garco, cioè non è più la stessa cosa, cioè Emanuela Arcuri deve cambiare mestiere secondo me. E insomma, morto Gabriel Garco non è la stessa cosa. Parliamoci chiaro, non si vede anche queste fiction per la bellezza dell'uomo. E una volta morto non è più, diciamo, la stessa cosa. Però comunque continuerò, insomma, a vedere questa serie TV fino alla fine per vedere, insomma, come finisce questa storia. E poi la canzone della settimana è dei Red Hot Chili Peppers. Io quando l'ho sentita, stavo al lavoro, stavo tipo di questo che ballavo. Se parte il telefono ve la faccio sentire. Comunque si chiama Look Around. È meglio comunque che la sentite perché io a spiegare faccio un po' schifo. Sta partendo il video. Arriviamo al ritornello. Comunque, è questa la canzone, mi sta partendo tutto in sottofondo con i Red Hot Chili Peppers. Vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!